chiamo Mimmo Alba, sono siciliano doc, sono lo chef del ristorante Il Cappero a Taormina, Lido Stockholm. La committenza quest'anno è stata quella di volere fortemente il ritorno di quello che era il Lido storico e voleva anche uno chef che interpretasse la cucina siciliana in chiave gourmet. Parto da due presupposti. Il primo è quello di non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te. Secondo, tratto i miei clienti come se fossero dei bambini. Perché i bambini? Perché i bambini sono golosi. È un piatto, a mio avviso, deve essere goloso. Quello che voglio trasmettere nei miei piatti è la semplicità, anche se possono sembrare visivamente complicati. Invece no, sono semplici. Le cose più belle nella vita sono le cose più semplici. Prima è una domanda molto, molto allettante. Io nasco come ballerino, ho ballato in quasi tutti i teatri d'Italia e parte nel mondo, e all'età di 28 anni decido di smettere e decido di intraprendere una carriera che non c'entrava assolutamente nulla con la danza, ma mi piaceva molto il management, mi piaceva molto il marketing, mi piaceva molto capire cosa c'era dietro la comunicazione. E poi un bel giorno ho scoperto che prima di fare il ballerino la mia più grande passione era quella di cucinare. Mia madre mi racconta che all'età di 5 anni trafficavo con pentoline, pentole, aglio e cipolle. Morale della favola, 18 anni fa parto, vado a Parigi, ero sicuro di poter lavorare, invece ho lavato pentole, lavo le pentole molto bene e poi ho lavorato nei 5 Stelle Lusso, poi ho intrapreso una cosa un po' strana perché ho aperto un ristorante all'interno di casa mia, a cena, a casa di Mimmo Alba e ho continuato così per 2 anni, divertendomi, cucinando solo per 10 persone, quindi tutto ciò che vorrebbe fare uno chef, cucinare per pochi e con grandissimo livello, io l'ho fatto a casa mia, la sera andavo a letto. E poi quest'anno ho avuto l'opportunità di poter aprire un posto come volevo io, fatto con grande servizio, grande pulizia, una cucina veramente siciliana con un bel vestito. Ogni alimento contiene i suoi sali. Le verdure contengono sali minerali, il pesce ha i suoi sali minerali. Quindi se superiamo una temperatura di cottura, i sali minerali si disciolgono e si perdono e quindi abbiamo bisogno di aggiungere il sale, ma il sale copre i sapori del pesce, copre il sapore della verdura. È una filosofia di pensiero, c'è chi la pensa come me, c'è chi non la pensa come me. Una cosa è certa, tutti i miei piatti hanno una caratteristica che è quella di sentire in un piatto, se ci sono 4 elementi, tu senti i sapori di ogni elemento. La pulizia non è soltanto nella mise en place, nella composizione di un piatto. La pulizia è fondamentale. È fondamentale perché ogni cibo ha la sua contaminazione batterica e quindi è giusto che il cliente mangi pulito. Perché è importantissimo questo. Devi pensare a ogni elemento deve stare bene l'uno con l'altro e ti deve creare una facilitazione alla digestione, non una complicazione alla digestione, perché se io faccio un menù di degustazione che può essere di 8, 12, 10 portate, tu ti devi alzare dal tavolo che sei pulito. Se creo equilibrio in quello che do da mangiare, il mio cliente alla fine ha fatto un'esperienza, ha mangiato cose nuove, non si è appesantito, gli è rimasta una splendida bocca, che è la cosa più importante, e ritorna col piacere di rigustare cose nuove.